Salve a tutti ragazzi e bentornati a una nuova player review. Come avete visto dall'immagine copertina, oggi andiamo ad analizzare due SBC relative a Marcos Alonso, una denominata Flashback che dà come premio la dotazione 88 del terzino spagnolo e l'altra denominata Premium che invece ci dà una versione 90. Prima di iniziare voglio fare una piccola premessa per quanto riguarda anche alcuni commenti che ho sotto gli ultimi video. Queste review sono fatte per capire se vale la pena o no sbloccare il giocatore prima di provarlo in game, perché ovviamente qualsiasi SBC che noi facciamo è al buio, cioè noi non sappiamo del giocatore, abbiamo una carta del giocatore ma non sappiamo come renderà quel giocatore in game. Possiamo basarci su quali sono le caratteristiche, sappiamo che quest'anno agilità e equilibrio dominano su tutte, possiamo basarci sui feedback che provengono dalla community, da ragazzi che già l'hanno sbloccato nel nostro gruppo Facebook oppure dai ragazzi ancora del mio staff che magari lo sbloccano, in questo caso Marcos Alonso o altri giocatori, però non potete pensare davvero che io vada a sbloccare ogni giocatore e vi porti una review post-game, soprattutto di queste SBC. Una cosa è prendere un giocatore scambiabile e farlo così, ok, ci perdi nelle tasse, ma si può fare per provare vari giocatori. Infatti, vi porterò la review di Maldini dagli swap, ma soprattutto vi porterò la review di Simon, che è uno dei tots che mi avete chiesto anche sul mio canale Twitch. Comunque, ora bando alle chiacchiere, torniamo a noi e facciamo subito questa player review. Allora, come vedete, si presenta in due versioni: Marcos Alonso, come dicevamo, la prima SBC, valutazione 85, minimo di squadra, intesa di squadra 80, e costa circa 90.000 crediti. Mentre la seconda SBC, minimo valutazione 84, la prima sfida, sono due sfide, con un giocatore IF e uno proveniente dalla Spagna, da come premio giocatore, un pacchetto giocatori Euro Premium. Mentre la seconda, minimo una valutazione 87 con un giocatore proveniente dalla Premier League e da qua premio un giocatore Zinco Rari. Ora andiamo a vedere in game un po' quali sono le caratteristiche e le differenze di queste due versioni. Allora, partiamo dalla flashback. La flashback ovviamente hanno le stesse caratteristiche fisiche, i due giocatori, sia l'88 che il 90 rappresentano lo stesso giocatore, quindi stesso work rate, stesso piede preferito, stessa mossa abilità, stesso piede debole. Che dire, la versione 80 è molto lenta per fare il terzino, solo 80 di velocità con 82 di accelerazione. Le statistiche difensive sono buone, niente di che, 82 di lettura difensiva non è così alto. Forza 83 che unita un 1,88 di altezza si fa sentire. Questa carta la vedo molto bene al difensore centrale, questa versione 88, però se vi dico la verità non la sbloccherei mai, anche perché ha agilità 77, equilibrio 66, come detto, difetti di lettura difensiva, di forza. Volendo anche di freddezza, che ha solo 85, ovviamente un ottimo tiratore di punizioni, Marcos Alonso, come nella realtà, è un buon tiro che può essere buono per un terzino. Questa carta la vedo bene, onestamente, l'avrei vista bene, avrebbe avuto anche più senso fare queste due SBC separate, magari danno gli un ruolo diverso. Questa carta con 80 di velocità, magari se era DC o CDC, un centrocampista difensivo centrale, sarebbe stata una buona carta da sbloccare, soprattutto visto il costo, che come vi ho detto si aggira intorno ai 90.000 crediti. Però io vi devo dire che se c'è una carta da sbloccare fra le due, sicuramente non andrà a sbloccare la Flashback, che fra l'altro scade fra poco, fra solo un giorno, ma io conserverei 80.000 crediti della prima sfida e li inserirei in questa Premium, se proprio volete sbloccare il giocatore, che costa solo 150k in più, quindi con i non scambiabili sicuramente andate ad ammortizzare il costo. Che dire di quest'altra versione? Allora, l'accelerazione sale di tanto, sale a 90, che per 1,88 m con le leve lunghe diventa ottima per un terzino. Salgono anche agilità e equilibrio, che però sono ancora molto difettose, come abbiamo visto: precisione punizioni, passaggio corto, visione, passaggio lungo, effetto. Ci sono tutte le statistiche di tiro e di passaggio, ma non sono statistiche fondamentali per un terzino. Il passaggio sì, però il tiro, diciamo che raramente arriveremo a tirare con gli esterni. Quest'anno raramente si arriva a tirare con gli esterni in attacco, figuriamoci con i terzini difensivi. Per quanto riguarda il dribbling, abbiamo detto agilità e equilibrio ancora sottotono, sicuramente andranno boostate con uno stile intesa se decidete di sbloccarlo. E attività 99, controllo palla 99, freddezza 90, sale anche questa, quindi migliora quest'altro difetto. Per quanto riguarda la difesa, ancora bassa la lettura difensiva con 85, 92 contrasto in piedi, 94 precisione destra, 90 intercettazioni, 88 scivolata. E per quanto riguarda il fisico, invece, aumenta ancora un po' la forza, che arriva a 86, 85 di aggressività e 82 di elevazione, con 99 di resistenza, che è davvero una caratteristica chiave che gli permette di giocare tutta la partita fino ai rigori. Che dire, arriviamo al punto fatidico della review. Vale la pena o no sbloccarlo? Allora, se c'è una versione, come dicevo, che vale la pena sbloccarla, è quella premium, perché ha un senso quella premium.
almeno, anche se io comunque lo considero un terzino non adatto a questo tipo di gioco quest'anno, perché quest'anno comunque anche i terzini devono essere molto agili, molto fisici, e lui non è tanto agile, neanche il fisico in realtà con 86 di forza è così alto, non ha secondo me quel tratto di bullizzare gli avversari che come fanno terzini come Alex Sandro Momenti giocatore, oppure Mendy Futtemans e altri giocatori del genere. Quindi per me è un no, per me non va sbloccato questo Marcos Alonso, a meno che magari non avete un Tomori non scambiabile Future Star dai pacchetti Party Bag che sono usciti un mesetto fa ed avete magari un Kanté Pick. In quel caso magari per completare il triangolo potete pensare di sbloccarlo, ma secondo me non è una carta che vale i vostri crediti, soprattutto in questo periodo in cui siamo sono usciti tozzi di Premier proprio venerdì scorso, quindi stanno uscendo carte rotte nel gioco e sprecare non scambiabili, anche se non sono tantissime per queste carte, secondo me è solo uno spreco di crediti. Ragazzi, anche per questa review è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!